Harry? Come stai? Allora, Julie ti ha dato l'indirizzo da parte mia? Ah, senz'altro. Va bene, d'accordo, Harry. Stammi bene. Saluta Julie da parte mia. Ciao. Sei Jack Walsh? Chi lo vuole sapere? Eccomi un sì. Vorremmo scambiare due parole con te, sempre che tu voglia. E quindi vorrei fartela breve. La gente per cui lavori non ti è pagata abbastanza? E tu per chi lavori? Un tuo vecchio amico dei tempi di Chicago. Sei qui per il Doga. Pensi che sia New York e lo pensiamo anche noi. Ah, che bella giacca. Che cos'è? Montone? La pianta la Joy, non badare. A quanto ho sentito, il tuo strozzino ti paga tanto. E certo, se tu venissi con me, io ti darei molto di più di quanto tu ti aspetti. A fi, e quanto? Una cifra con 6 zeri. Vuoi chiedere la mia mano? La mano? Perciò piantala di fissarmi, hai capito? Ah, basta, Joe, finisci, l'hai capito? Non badare. Signor Walsh, la navetta è servita al suo posto, quindi può andare. Grazie per la sua collaborazione. Ah, Jack, chiedi di Tony Darv, sono io. Adesso ti darò questo biglietto col mio numero di telefono. E pensa per il tuo bene, d'accordo? Porta Jimmy i miei saluti. Parlo con la signora Manson? Alonso Mosley, FBI. Come si sente quest'oggi? Molto bene, vedo. Senta, quando abbiamo arrestato Johnny c'è stato qualcosa che ci era stranamente sfuggito. Se lo ricorda? È ancora in linea, signora Manson? Sto per dire che questa cosa ci interesserebbe molto e quindi se non le creerebbe troppo disturbo che io magari possa venire da lei tipo verso le 9 del mattino. Va bene, sabato. Le chieda pure dell'Alonso Mosley e della polizia. Grazie per la sua collaborazione. Helen, che succede? John, hanno chiamato di te, hanno chiamato per dirti di quando ti hanno arrestato che volevano sapere qualcosa di te. Chiudi, Helen, chiudi! Ah, che dolce suono! Che succede? Buono, buono. Alonso Mosley, FBI. Fermi giù quel cane, fermi giù quel cane. Non tu, fermo tu. Non muoverti o ti sparo attraverso il vetro. Fermo lì dove sei. Le mani in alto contro il muro. Sbatti le mani in alto contro il muro. Sta calmo e non ci saranno problemi. La mano sinistra dietro la schiena. La mano sinistra. Stiamo andando all'aeroporto. A dir la verità non mi sembri un agente federale. Ah sì? E neanche tu mi sembri un duca. Lavori per Jimmy Serrano? Non lavoro per quel bastardo, mi ha ingaggiato il garante della tua cauzione e ti riporterò a Los Angeles oggi stesso.
ha un bel po' di soldi. Ah, non ne dubito. Ti darò tutto quello che vuoi. Comincia con il chiudere il becco. Ti sconosco solo da 2 secondi e mi hai già rotto. Peccato. Tu mi sei simpatico invece. Non posso portarti in un volo di linea con le manette, ma se cerchi di fregarmi ti spezzo il collo. Non posso volare. Devi inventarti una scusa migliore. Te l'ho detto, non posso volare, soffro di acrofobia. E che vorrebbe dire che non posso volare? E soffro anche di acrofobia e di claustrofobia. Falla finita, anch'io sono allergico al latte, pure voi. Mascone, garante cauzione. C'ho Jerry Passamieddi. Jack. Allora Jack, a che punto sei? L'ho preso. Qui. Il duca. Ce l'hai? Così presto? No, è incredibile. Davvero? Salutala allora. Salve. No, Jack, ti adoro, è incredibile, come hai fatto? Sì, ma non voglio scuse, quando arrivo dammi i miei soldi, non voglio puttanate, d'accordo? Ok, ciao. Come ha fatto Walsh a prenderlo al primo colpo? Pronto? Sono Jerry. Jerry chi? Jerry Kessler, e sono quello che ti ha chiesto quel favore. So che... Sì, cosa starei facendo? Sto cenando, che vuoi? Se non mi vorrei disturbarti proprio adesso, ma Walsh ha preso il duca e verranno qua prima di mezzanotte. Sì. E ricordati, non dimenticarti di me. Va bene, ok. Buonanotte. Sembra che il tuo amico all'aeroporto l'abbia trovato prima di tutti gli altri. Quando arriverà alla stazione, fa arrivare loro il proprio incarico. Pensati nell'82, ci può stare che uno dei due sia andato poco dopo, come arco di tempo, insomma, circa quella. Che non so esattamente. Vuole darmi il cappotto? No, grazie. E lei? No. Pensa un po' qui, solo in America, che grande paese. Beh, credo che mi prenderò una bella bistecca. Tu che prendi? Non ho fame. Perché non ti prendi una mezza aragosta? Così magari io ti do mezza bistecca e tu mi dai mezza aragosta. Io ho un problema. Non posso volare, non mi stai prendendo seriamente. No, ti prendo molto seriamente. Non posso restare quassù. E con chi cerchi di viaggiare? Con un novellino. Dai, cerca di rilassarti. Se vuoi magari collaborare con delle persone, magari parlare con qualcuno, fallo pure, tanto non scappi. Sono persone di classe, della tua classe, e qualche merito anche più. E vola con me, voliamo via. Perché non cerchi di rilassarti? Perché non cerchi di stare calmo? Te devi rilassare, devi stare calmo. Non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio! Oh no! Come ti ho detto, cerca di rilassarti. Non puoi farlo, non puoi fare. Sono queste cose vanno giù, queste cose vanno su. Sono troppo grandi e non posso volare. Un momento. Cosa sta succedendo qui? Alonso Mosley, FBI. Non si preoccupi, adesso questo qua è sotto la libertà vigilata. D'ora in poi non ci saranno più problemi. Non voglio volare. Non può portare un prigioniero che non può volare, mi sono stato spiegato. Ah certo, non si preoccupi, credevo che stesse fingendo che fosse tutto un bluff. In questo caso vi consiglierei un altro mezzo di trasporto. Ho sempre adorato viaggiare in treno. Cosa credi, che questa sia una gita scolastica? Scusa, ma sei sempre così incazzato? Sta a sentire, in questo momento sono di pessimo umore. Dopo che ti ho sbattuto qua dentro finirai di essere così felice. Sta cercando per caso qualcuno? E lei come lo sa? È venuta a cercare un prigioniero, non è così? Proprio così.
E scommetto che magari sta cercando anche qualcuno che si chiama Mosley. Signore, se Walsh ha il suo tesserino vuol dire che lei non ce l'ha più. Ma davvero?